Ancora una sconfitta per la squadra di Cozza, la seconda consecutiva dopo quella rimediata a Latina. Ad avere la meglio su Carboni e compagni questa volta è stato il Benevento di Jorge Martinez Mendoza. Una sconfitta che però non modifica quelle che sono le aspettative della squadra giallorossa. Due gol, uno per tempo, che premiano un Benevento che alla lunga forse è stato premiato dalla maggiore esperienza del gruppo. Un'analisi questa che però il tecnico di casa non si è sentito di condividere. Più che una maggiore esperienza, ha commentato Ciccio Cozza, credo che il Benevento sia stato fortunato vincendo una partita che non meritavano affatto di vincere. Da parte nostra ritengo che non abbiano nulla da recriminare, per tutti i 90 minuti abbiamo creato tantissimo, anche se non siamo stati bravi ad andare in vantaggio pur avendone avuto la possibilità in diverse occasioni. Per Ciccio Cozza dunque una sconfitta che regala ai campani tre punti pesanti per la classifica. Ai nostri microfoni sentiamo il presidente Cosentino e lo stesso tecnico Ciccio Cozza. Infortunati, che questo penso che ha inciso molto anche sulla partita di oggi, perché mancava Masini, mancava Fiore, non c'era Olloa, quindi il mister non ha potuto fare la squadra come ha voluto. Però voglio dire, io penso che la partita l'abbiamo visto tutti, penso che il Catanzaro si è difeso molto bene, anche se abbiamo giocato con una squadra che sulla carta dovrebbe essere la migliore, oggi ha dimostrato di essere una grande squadra, ma io penso che il Catanzaro non abbia sfigurato del gioco che ha fatto. C'è stato, abbiamo preso il secondo gol, che lì potevamo anche non prenderlo, però penso che c'era un gol pure che c'è da un lato che a mio avviso era regolare. Io non so, però sicuramente a mio avviso era regolare. Se ci avessero dato quel gol la partita si sarebbe messa in un altro modo. Però bisogna anche accettare le sconfitte. In questo momento bisogna stare uniti. È un momento noto a Catanzaro, però abbiamo avuto tanti momenti belli e spero che ritorneranno, perché noi abbiamo visto i nostri ragazzi come hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo giocato con una signora squadra e abbiamo dato il massimo. Sicuramente se avessimo avuto la squadra al completo penso che la partita ce la saremmo portata a casa noi. Comunque dobbiamo fargli i complimenti al Benevento perché ha giocato molto bene. E dico anche complimento a Catanzaro perché io ho visto una bella squadra in campo. Nel primo tempo non abbiamo sfigurato, anche se loro sono molto più forti sulla carta di noi. Ci poteva stare anche il pareggio, ci poteva stare la vittoria. Comunque, è la prima sconfitta che prendiamo qua a Catanzaro nella mia presidenza, speriamo che sia l'ultima. Speriamo di fare meglio nel futuro, ma io voglio dire a tutti i tifosi e a tutta la squadra di non arrendersi perché siamo ancora all'inizio. Il campionato è lungo e potremo dimostrare il nostro valore e quello che vale il nostro Catanzaro. Noi abbiamo dato il massimo di quello che potevamo fare, abbiamo creato tantissimo, non siamo stati bravi ad andare in vantaggio in diverse occasioni, loro hanno fatto la loro partita, tutti dietro giocavano in contropiede, non hanno creato nessun problema tranne sui due gol dove li abbiamo regalati noi, però direi che si deve ripartire dalla prestazione di oggi, dalla voglia di cercare il risultato. Oggi è mancato solo il risultato, perché credo che chi è stato allo stadio abbia visto un Catanzaro che ha giocato sempre, la palla l'ha avuta sempre il Catanzaro. Mister, però abbiamo visto onestamente anche qualche problema in mediana, onestamente quando loro ripartivano sembrava una squadra un po' scoperta. Ma questo può vedere lei, io ho visto una squadra oggi che non ha concesso nulla a loro, non ci hanno mai tirato in porta tranne su un calcio piazzato. Abbiamo avuto 8 palle gol su cui non siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poter portare a casa un risultato importante. Se oggi devo dire che il Benevento è una squadra importante lo dico, ma nei confronti del Catanzaro oggi sembrava il Catanzaro la squadra più importante. Loro si portano a casa un risultato importante, ma la prestazione l'ha fatta il Catanzaro, ha giocato il Catanzaro, le ha messe in grosse difficoltà. Purtroppo è mancato il risultato, ma non ho visto nessun divario fra il Benevento e il Catanzaro. Credo che l'unica squadra che oggi si è vista in campo è stata il Catanzaro. Mi dispiace per la sconfitta.